Signori, buongiorno a tutti. Come state? Tutto bene? Spero di sì. Finalmente siamo arrivati al momento della verità. Finalmente vi dico dove secondo me si classificherà la Juventus, chi secondo me vincerà lo scudetto, chi secondo me andrà in Champions, chi secondo me andrà in Europa, chi secondo me lotterà per salvarsi, chi secondo me retrocederà e chi invece farà un campionato, sempre secondo me, da metà classifica. Quindi vi chiedo prima di tutto di lasciare un mi piace a questo video, un commento qui sotto con la vostra classifica finale di Serie A. Ora il mercato è concluso, si sono già giocate 3 giornate di Serie A, quindi c'è stato modo di studiare un po' pregi e difetti delle varie formazioni. Ieri vi ho portato un video in cui vi spiegavo chi sono le squadre che hanno il valore di mercato più alto all'interno della Serie A, le squadre che hanno gli ingaggi più alti all'interno della Serie A, e quindi oggi cerchiamo di tirare le somme unendo tutto quello che riguarda il campo e tutto quello che riguarda l'extracampo e quindi la finanza. Prima di tutto voglio sottolineare una cosa: in campo non ci vanno i soldi, quindi ieri abbiamo visto che la Juventus è la squadra più pagata di Serie A, ma in campo non ci vanno i soldi, non basta spendere per avere la squadra migliore. Però se sei la squadra più pagata di Serie A e hai subito anche una svalutazione negli anni, ci sono due possibilità. E secondo me sono due possibilità che si sono verificate entrambe. In prima battuta sono stati sopravvalutati alcuni giocatori e quindi si è fatto mercato, magari non solo in quest'annata perché quest'anno c'è stato un solo movimento di mercato, ma nel recente passato si è andato a prendere giocatori e si sono attribuiti loro degli stipendi fuori mercato o comunque non relativi veramente a quelle che sono le loro qualità, le loro caratteristiche. E quindi un errore dal punto di vista dirigenziale, un errore dal punto di vista dell'acquisto dei giocatori. Dall'altra parte c'è una seconda possibilità, e secondo me anche questa si è avverata, e cioè c'è stata una svalutazione da parte della Juventus nei confronti dei calciatori. E cioè la guida tecnica che negli ultimi 2 anni c'è stata la Juventus, quindi Massimiliano Allegri, non è stato in grado di valorizzare determinati giocatori. Io credo che l'esempio più lampante sia quello di Vlahovic, ma possiamo fare anche l'esempio di Locatelli. Locatelli viene acquistato per una cifra intorno ai 40 milioni di euro, tra l'altro il suo riscatto è stato fatto proprio in questa stagione di mercato, e ci si aspettava decisamente di più da Locatelli. Poi secondo me Locatelli deve darsi una bella svegliata anche al di fuori di quelle che sono delle necessità tecnico-tattiche. Però sicuramente ci si aspettava un altro tipo di giocatore. Ho in mente di fare un video su Locatelli e un video su Vlahovic per andare a comparare, proprio confrontare i numeri, quelli che sono stati puri numeri, quindi non è un discorso di opinioni, bensì di numeri, nelle stagioni che erano fuori dalla Juventus e invece nelle stagioni che hanno passato alla Juventus. Dall'altra parte c'è Dusan Vlahovic, e Vlahovic mi sembra proprio il paragone perfetto, perché la Juventus 1 anno e mezzo fa va a acquistare Vlahovic dalla Fiorentina per una cifra intorno agli 80 milioni, e poi passa tutta l'estate provando a cedere a Dusan Vlahovic. E allora per quale motivo? Beh, perché la Juventus doveva rientrare di un determinato di determinati parametri legati al bilancio. Però dall'altra parte vi faccio una domanda: secondo voi, se Vlahovic avesse mantenuto le promesse e le aspettative di 1 anno e mezzo fa e quindi fosse riuscito a diventare il giocatore che comunque faceva 20 gol in Serie A anche alla Juventus, la Juventus sarebbe rimasta lì a metterlo sul mercato con così tanto cuor leggero? Punto di domanda. Secondo me no. E dall'altra parte ci sarebbero state decisamente più offerte e decisamente più alte rispetto alle poche che sono pervenute alla Juventus, perché alla fine si è parlato soltanto di chiacchiere e non di discorsi avviati, se non quello col Chelsea, con uno scambio con Lukaku che non soddisfava nemmeno il Chelsea e nemmeno la Juventus in fondo dal punto di vista tecnico. E quindi che anche Dusan Vlahovic non abbia mantenuto l'aspettativa, beh, questo è assolutamente credo lecito dirlo, ma passa sia per l'impegno del calciatore sia per quello che deve essere la valorizzazione del calciatore da parte dell'allenatore. Quindi se la Juve oggi si ritrova con la quarta rosa della Serie A per valore, significa che anche la valorizzazione dei calciatori non è stata adeguata. E infatti ieri vi facevo vedere che c'è stato un abbassamento terrificante del valore dei calciatori all'interno dell'ultima stagione, perché non sono state mantenute le aspettative. E così come vi dico che dall'altra parte, nonostante la Juve abbia la miglior rosa di Serie A, anzi la più pagata di Serie A, in campo non ci vanno i soldi. Non è questo il punto. Però vi dico anche che, ma questo lo avrete già capito, per quanto mi riguarda, la Juventus non ha la rosa più forte della Serie A.
E questo deriva anche dal discorso che facevamo prima, quindi della valorizzazione dei calciatori o della svalutazione dei calciatori, perché se uno come Vlahovic o uno come Locatelli o uno come Chiesa ce lo potevamo aspettare a un certo livello, banalmente un altro come Bremer, perché l'avevamo visto rendere al meglio, rendere meglio negli ultimi anni, quindi potevamo immaginarci un certo tipo di rendimento, oggi queste valutazioni si sono abbassate terribilmente nella nostra testa e sappiamo che quel giocatore può fare così in questi contesti e con questo grado di impegno, quindi c'è sempre da considerare tutte le finestre. Quindi per me la Juventus non ha la rosa migliore di Serie A per quelli che sono i presupposti e per quello che mi aspetto che venga messo in campo dalla Juventus. Dall'altra parte vi dico che secondo me l'anno scorso il Napoli non aveva la rosa migliore di Serie A a settembre o ad agosto quando è iniziato il campionato. Così come vi dico che l'anno prima il Milan, secondo me, non aveva la rosa migliore di Serie A ad agosto, a settembre, quando è iniziato il campionato. Eppure il Napoli e il Milan, nonostante questo, hanno comunque vinto il campionato. Nonostante non avessero la rosa più pagata, nonostante non avessero la rosa più costosa, nonostante non avessero la rosa anche più forte dal punto di vista tecnico. E che cosa è saltato fuori all'interno di tutte queste discussioni? Beh, c'è stata la mano degli allenatori, perché lì dove non si arriva con il grado tecnico bisogna arrivarci con la tattica, con la mano appunto, con il lavoro quotidiano, il lavoro in settimana. E quest'anno la Juventus ha tutta la settimana libera, perché non giocando competizioni europee non deve preparare delle partite di mezzo, cosa che invece le altre squadre devono fare. Nonostante tutto questo, io vi dico, secondo me la Juventus, vabbè, banalmente non è la favorita per lo scudetto, ma questo credo che sia chiaro e lampante. Non so quante persone vedono la Juventus come la favorita per lo scudetto, ma secondo me la Juventus nemmeno entrerà all'interno della lotta scudetto. E quando sento dire che la Juventus come obiettivo ha quello di arrivare al quarto posto, non sono d'accordo se questa cosa viene pronunciata dalla società, dall'allenatore, dai calciatori, perché io credo che in pubblico la Juventus, un tesserato della Juventus, non possa dire queste cose, non abbia la necessità di dire queste cose, perché venga recepite male dall'ambiente. Dall'altra parte vi dico che secondo me la Juventus, dato che non entrerà nella lotta a scudetto, alla fine farà una brutta stagione e forse addirittura rischierà di non arrivare in Champions. Io vi dico, non sono nemmeno convinto che la Juve possa arrivare all'interno delle prime quattro, ma mica solo perché la rosa non è all'altezza, non solo perché le caratteristiche dei calciatori sono quelle di una pistola e non quelle di un carro armato. Che queste parole sono state un po' riadattate al valore della rosa, anche se intendevano le caratteristiche, se intendeva le caratteristiche dei calciatori. Però io sono anche convinto che con questa rosa attuale della Juventus, la Juventus in lotta per lo scudetto senza avere le competizioni europee ci potrebbe entrare, e come? E anzi, vi dico anche la verità, secondo me la Juventus quest'anno, proprio perché gioca una sola competizione e comunque rimane la rosa più pagata della Serie A, e anche se i soldi non vanno in campo, queste cose non possono passare in secondo piano, perché gli obiettivi devono essere vincolati, le spese devono essere vincolate agli obiettivi, la Juventus avrebbe il dovere morale di entrare all'interno della lotta scudetto. Ma all'interno dell'ambiente io non vedo quella carica, non vedo quella motivazione, non vedo quella determinazione da far passare il messaggio che la Juventus alla fine entrerà nella lotta scudetto. Anzi, io vi dico, stiamo anche attenti, perché ci sono delle altre squadre che secondo me potrebbero disturbarci e farci lo scherzetto e venire proprio lì lì a cercare di sottrarci anche la qualificazione in Champions. Ve la dico proprio fuori dai denti, secondo me comunque alla fine la Juventus in Champions ci arriverà. Però io non sarei soddisfatto con i presupposti di questa stagione e con il valore della rosa di questa stagione di arrivare soltanto nei primi quattro. Io credo che la Juventus quest'anno debba cercare di entrare in ogni partita, non solo con il fine di arrivare al risultato, ma cercando un tipo di approccio differente, perché negli anni scorsi abbiamo visto che se la Juventus non va a lavorare su determinate cose come l'avvio dell'azione, il possesso palla, oppure banalmente la pulizia tecnica sulla tre quarti, l'avere le idee chiare nell'ultimo passaggio, sapere cosa fare quando è il pallone, non solo quando ce li hanno gli altri, se la Juve non va a lavorare su tutte queste cose, fa delle stagioni al di sotto di quelle che sono le sue caratteristiche e le sue potenzialità.
e se la Juventus fa una stagione al di sotto delle sue caratteristiche e le sue possibilità e la rosa continua a essere la più pagata, l'anno prossimo avremo un'ulteriore svalutazione della rosa e avremo un'ulteriore idea del fatto che la Juventus nei confronti delle altre non è messa così bene. Ma vi faccio un altro esempio, perché ora gioco a carte scoperte. Secondo me lo scudetto quest'anno lo vincerà il Milan, e il Milan quest'anno ha fatto un mercato di un certo tipo: ha ceduto Tonali e ha acquistato tanti calciatori con un'età media abbastanza bassa. Se questo tipo di mercato l'avesse fatto la Juventus, io sono convinto che oggi nell'ambiente avremmo questo messaggio come passaggio, e cioè: sì, va bene il mercato, però abbiamo comprato tanti giocatori che non conosca la Serie A, che sono giovani e quindi serve tempo. Invece io oggi sono qui a dirvi che per quelle che sono state le squadre che ho visto giocare, per me il Milan è la squadra più forte, è la squadra che mi ha dato più sensazioni positive, e secondo me sarà una lotta a due e lo scudetto se lo andranno a contendere Inter e Milan. L'Inter è una rosa fortissima, e che vinca l'Inter o che vinca il Milan direi che poco ci cambia. Vi metto il Milan come favorita proprio perché mi ha dato delle sensazioni molto molto positive, e in seconda battuta perché credo che l'Inter, nonostante una rosa fortissima, e anzi credo che l'Inter alla fine sia la favorita per lo scudetto, ma che alla fine non lo vincerà, abbia un allenatore che è molto più bravo a preparare le partite di Coppa, che sono strutturate in una maniera diversa, piuttosto che quelle di campionato. Infatti Simone Inzaghi, tra Coppa Italia, Supercoppa Italiana, va bene anche nella partita secca, e l'anno scorso pure Champions League, ha dimostrato di avere delle qualità, di essere veramente il re di coppe. Invece in Serie A non ha ancora vinto lo scudetto, per dire: Pioli l'ha vinto, Allegri l'ha vinto, Mourinho l'ha vinto, Sarri l'ha vinto, Inzaghi non l'ha vinto. Il Napoli invece l'ha vinto, e da che mondo è mondo, la squadra che vince il campionato è anche la squadra favorita, no? Per poi tornare a vincere, si è sempre detto così. Eppure secondo me quest'anno il Napoli, che ha fatto il mercato che doveva fare, e cioè ha mantenuto tutti i giocatori che doveva mantenere, non mi sta impressionando, e credo che il cambio in panchina abbia influito tanto. Io credo che Spalletti abbia fatto un vero e proprio capolavoro, proprio perché la rosa del Napoli secondo me già l'anno scorso, nonostante l'esplosione di Osimhen e Kvaratskhelia, non era la rosa migliore della Serie A. Quello era un primato diviso tra Inter e Juventus, ma Spalletti era stato molto bravo a valorizzare quei calciatori. Quindi io vi dico, nonostante il Napoli sia campione d'Italia in carica, nonostante il Napoli abbia il valore di rosa più alto in Serie A, secondo me Garcia non sarà così bravo a valorizzare quei giocatori chiave, non sarà così bravo a tirar fuori il meglio da loro, e nonostante il Napoli campione d'Italia in carica, non lo vedo come favorito allo scudetto. Io vedo una lotta a due tra Inter e Milan. Ma allo stesso tempo vedo il Napoli e la Juve che all'interno di quella lotta a scudetto ci possono entrare, ma che poi a fine anno arriveranno molto distanti. Questo è il mio desiderio per la Juve, perché se abbiamo detto che il Napoli l'anno scorso ha vinto per la valorizzazione, il Milan due anni fa ha vinto per la valorizzazione, io dalla Juve pretendo la valorizzazione, più che il risultato, perché sono convinto che iniziando a valorizzare determinati giocatori, poi i risultati possano arrivare, dato che quest'anno la Juve non ha l'obbligo di vincere lo scudetto, proprio perché, come stiamo dicendo, la sensazione è questa, e cioè che la Juventus abbia una squadra non all'altezza del Milan, dell'Inter o dello stesso Napoli, e dall'altra parte abbiamo anche l'idea che la Juventus, proprio perché non è in grado di valorizzare i suoi giocatori, non sia allo stesso punto di crescita delle altre squadre. Quando vedo giocare al Milan e l'Inter, ma anche il Napoli, io ho un'impressione diversa rispetto a quando gioca la Juve. Io vedo che sono squadre che sanno cosa fare quando hanno il pallone tra i piedi. Quindi questo è il primo passo che deve fare la Juve per cercare di tornare a quei livelli lì. Per cercare di poter dire anche con questi calciatori, anche con questa rosa, io me la posso giocare e me la giocherò. Senza dire ci sono giovani, mettiamo in preventivo gli errori, l'obiettivo è il quarto posto e tutte queste cose che secondo me invece che caricare l'ambiente lo portano sicuramente verso il basso. E quindi vi dico, per me la Juve lo scudetto lo potrebbe vincere. Per me la Juve lo scudetto lo potrebbe vincere, anche con questa rosa. Per me la Juve lo scudetto non lo vincerà, perché non vedo i presupposti per arrivare a compiere quel percorso che potrebbe portare poi la Juve a vincere lo scudetto. Dall'altra parte vedo la Lazio che si è rinforzata molto a centrocampo e che se è anche partita male, la prossima partita ce l'ha proprio con la Juve, e se dovesse vincere la Lazio si porterebbe a 6 punti, la Juve a 7, quindi a meno 1 della Juve. Siamo ancora agli inizi, ogni partita è determinante perché 3 punti in più, 3 punti in meno, ma che già ragione uno scontro diretto, spostano e non poco. Poi abbiamo l'Atalanta,
che ha fatto un mercato di un certo tipo, quindi me la vedo come una delle pretendenti alla lotta Champions. Abbiamo la Fiorentina che secondo me sarà una delle squadre che cercherà di entrare in Europa insieme alla Roma, e quindi io la Roma non la vedo bene quest'anno. E poi abbiamo il Bologna che secondo me sarà l'outsider del campionato, quella squadra che proverà ad arrivare a lottare non solo per la salvezza, non solo per la metà classifica, ma anche per ottenere un posto in Europa. Poi ce la farà, non ce la farà, vedremo a fine anno. Poi abbiamo diverse squadre che si posizioneranno a metà classifica. Ora vi mostro la classifica completa così vi fate un'idea, perché secondo me il Sassuolo, il Monza, la Salernitana, l'Hellas, il Lecce e il Torino faranno un campionato abbastanza tranquillo intorno alla metà classifica, qualcuno ovviamente tirato verso il basso ma senza entrare effettivamente nella lotta retrocessione. E poi abbiamo secondo me il Frosinone, l'Empoli, l'Udinese, il Genoa e il Cagliari che saranno le squadre che lotteranno effettivamente per la retrocessione, anche se c'è da dire che il Frosinone, dico la verità, l'ho visto giocare in queste prime tre partite e mi ha lasciato delle buone vibes, quindi nonostante tutto io il Frosinone credo che lo vedremo ancora in Serie A, anche se mi pare che non si sia mai salvato nella sua storia. Il Frosinone ha scelto una strada differente, io vedo veramente il Frosinone con della voglia di fare. La rosa non mi sembra proprio il massimo, ha dei giovani anche da parte della Juve che devono cercare di essere valorizzati, però alla fine secondo me si salverà. Forse addirittura sono stato un po' troppo basso con il Frosinone, perché nella mia testa è una squadra che può fare una bella stagione per quelli che sono i presupposti e per quelli che sono gli obiettivi. Non vedo bene l'Udinese, non l'ho vista bene contro noi, non vedo bene l'Empoli. Alla fine credo che l'Udinese si salverà per il rotto della cuffia e credo che Empoli, Genoa e Cagliari saranno le tre squadre che andranno a retrocedere. Quindi ricapitolando, Milan campione d'Italia, Inter, Napoli, Juventus in Champions League, le altre in Europa a seconda di quanti posti ci saranno, Empoli, Genoa e Cagliari retrocesse. Quindi questa è un po' la mia previsione, la mia prediction, poi è ovvio che basta un niente, che ne so, l'Empoli esonera Zanetti, mette un altro allenatore, quell'allenatore è in grado di tirar fuori un modulo, una carica, riesce a catturare l'ambiente, l'Empoli cambia magicamente e tutto quello che abbiamo visto non vale più niente, alla fine magari arriva anche in Conference League, che ne so, una roba del genere. Ad oggi è difficile, se non impossibile, pronosticare una classifica intera di Serie A, però io la vedo così. Il Milan, la grande squadra, anzi l'Inter la favorita, perché insomma l'Inter è la favorita, perché credo che abbia la rosa migliore e credo che abbia un processo di continuità di un certo tipo, perché vince lo scudetto, poi continua a rimanere in Champions, a qualificarsi alla Champions, fa una finale di Europa League, fa una finale di Champions League, vince due Coppe Italia, vince due Supercoppe italiane, quindi l'Inter da Conte in poi ha iniziato un ciclo di un certo tipo, ma credo che non sarà l'anno dello scudetto neanche quest'anno per l'Inter, e anzi mi immagino una sorta di lotta come è stato l'anno in cui ha vinto il Milan proprio lo scudetto. E io me la immagino esattamente così, ecco, io mi immagino una fotocopia per i piani alti di quell'annata lì, del primo anno di Allegri Ibis, e cioè Milan e Inter che fino all'ultimo si gioca allo scudetto, il Napoli che rimane lì attaccato a cercare di entrare nella lotta per poi allontanarsi un pochettino, anche quest'anno tra l'altro c'è la Coppa d'Africa e quindi Osimhen sarà un argomento lì intorno, Simeone sicuramente ci metterà del suo, però Osimhen sappiamo, anzi siccome Osimhen è il giocatore che sposta di più gli equilibri in Serie A, è il secondo di Lautaro Martinez che non mi piace, però c'è poco da dire, è partito forte, è diventato un giocatore che per quello che è il livello della Serie A è fortissimo, e la Juve che alla fine in qualche modo riuscirà ad agguantare il quarto posto e alla fine ci ritroveremo a dire beh, ci poteva fare decisamente meglio, ci poteva fare decisamente di più, non è questo quello che mi aspettavo dalla Juve, mi aspettavo altro e quindi non sono soddisfatto. Io purtroppo mi attendo una stagione di questo tipo, ma ribadisco, secondo me la rosa della Juve, che oggi non è la migliore in Serie A, potrebbe comunque arrivare a lottare per lo scudetto. Potrebbe farlo perché la Juve ha un solo impegno a settimana e quindi ha da dedicare anima e corpo a quella che è la Serie A. Vedremo se la Juve riuscirà almeno a entrare all'interno di un discorso scudetto, però vi ribadisco, i presupposti non li vedo perché nell'ambiente non mi pare che ci sia quella carica necessaria per fare una stagione di quel tipo lì. Poi magari mi sbaglio e sarei contentissimo di sbagliarmi, ovviamente verso l'alto, perché se mi sbaglio verso il basso e cioè la Juve non arriva nemmeno nelle prime quattro, beh, quello diventa un bel problema, diventa una stagione abbastanza brutta. Quindi fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, spero che possiate essere d'accordo con me, spero di aver detto tutto quello che mi passa per la testa, la mia classifica ve l'ho fatta, non lo so,
poi faremo sicuramente la reaction alla classifica di Serie A al termine dell'anno e vedremo dove saranno arrivate la Juventus, l'Inter, il Milan, il Napoli e tutte le altre. E soprattutto vedremo anche quelle che andranno a retrocedere, perché non è facile neanche beccare quella roba lì.